questa puntata del Molisano con il meglio di quanto è andato in onda in un anno vediamo la campana di Agnone e il panettone, il dolce al mais di Cianciullo con il liquore a Campobasso, il milk, ma vediamo anche il cioppellate di Trivento. Partiamo con la campana di Agnone. Un impasto in cui cacao e noce esplodono in un'apoteosi di gusto, il gianduia a ricoprire tutto, la campana di Agnone, uno dei dolci più amati e conosciuti, una vera e propria eccellenza e tipicità del Molise. Dietro questo dolce però c'è un'antica leggenda. Si narra infatti di un monaco giunto ad Agnone perché attirato dalla fama di quella cittadina sulla montagna molisana famosa per la produzione di campane che odono persino i papi. Prima di rimettersi in cammino verso il nord per il suo viaggio, scelse di portare con sé solo una campana e delle noci raccolte tra i boschi agnonesi. Null'altro mi serve se non avere come guida la voce di Dio che parla attraverso il suono di questa mirabile campana, disse. Durante il viaggio, tra intemperie e difficoltà, il monaco incontrò un viandante spagnolo che, colpito dalla sua devozione e dall'eloquio così accattivante, gli donò alcune fave di cacao provenienti dalle Americhe. In seguito il religioso si imbatté in un uomo che arrancava nella tempesta, si fermò a soccorrerlo e per avere le mani libere mise la campana nella sacchetta tracolla dove c'erano cacao e noci. Una volta usciti dalla tempesta, i due uomini si fermarono per riposare. Il monaco aprì la sacchetta e vide che la campana si era trasformata in un dolce ricoperto di cioccolato, con all'interno un impasto di noci e cacao. Un miracolo, e quel cibo rinfrancò i due viandanti nel corpo e nello spirito. Dopo circa 30 anni, l'uomo che arrancava nel gelo volle incontrare il monaco che lo soccorse e scoprì. Altri non era che il vescovo in persona. Fu così che, per rendere omaggio al valoroso monaco, le clarisse del monastero agnonese decisero di realizzare il famoso dolce, frutto del miracolo della compassione, il dolce di Agnone, la campana. Bene, e mentre Michele e Giusi, che da 30 anni lavora qui e condivide la filosofia di questa azienda, sempre con te Andrea, andiamo a scoprire questa campana, come viene fatta, perché come viene realizzata, con quali prodotti. Certo, sì, a te la parola, perché tu sei il mastro pasticcere. Come dicevi tu prima, Tonino, il nostro cavallo di battaglia è appunto la campana. La campana che diciamo che è un dolce di pasta battuta, ricoperto di cioccolato gianduia. E alle mie spalle vedete mio fratello Michele e Giusi che stanno preparando gli ingredienti. Gli ingredienti sono praticamente diciamo farina di mandorle, granella di noci, poi abbiamo anche degli aromi ovviamente, del latte, delle uova e diciamo questo. Il burro. Burro, ovviamente il burro, sì, me l'hai ricordato. Poi c'è l'uovo, sì. E insomma ci e sono il latte, sì. Latte e tutti i vari impasti. Poi dopo tutto che viene, cosa diciamo, viene impastato in questa planetaria che vedete qui, alle mie spalle. E diciamo l'impasto dura circa una ventina di minuti. Dopodiché, una volta che l'impasto è pronto, verrà messo in questi stampi qui che vediamo proprio a forma di campana. Come dicevamo prima, le campane le facciamo sia da un chilo che da mezzo chilo. Una volta che l'impasto è fatto, viene messo in forno, quanto tempo deve stare in forno? All'incirca un'ora, ci vuole un'ora per la cottura, sì. Poi col montacarichi prendiamo il carrello e lo portiamo direttamente al reparto di copertura e lì c'è la scena, diciamo, più bella. Thank you.
Nel piano inferiore abbiamo visto sempre con Andrea Labbate l'impasto della famosissima campana di Agnone, la campana dolce ovviamente. Adesso vediamo l'altra fase, quella della copertura, perché qui noi abbiamo insomma il panettone stesso, la campana, però deve essere ricoperta di cioccolato. Certo, assolutamente. Allora, diciamo così, che la campana, una volta che esce che viene sfornata dal forno, e questo è l'unico momento che vedete qui alle mie spalle, dove l'operatore la prende ovviamente con i guanti, con le mani, per metterla sul carrello. Cosa succede in questo carrello? Piano piano verrà ricoperta, tutte le campane verranno ricoperte di questo cioccolato gianduia, che dopo vedremo andranno a finire nel tunnel di raffreddamento. Ovviamente va piano piano il tunnel di raffreddamento, perché ha bisogno di tutto il tempo per far sì che il cioccolato si solidifichi. Quanto tempo più o meno? Va proprio lentissimo, quindi per far sì che le prime campane escano dal carrello ci vogliono almeno 10 minuti. E una volta che le campane vengono ricoperte, escono dal tunnel di raffreddamento e vanno direttamente in confezionatrice praticamente. Per l'imbustamento? Con l'imbustamento, sì. Ed eccoci, adesso vediamo il famoso dolce al mais di Cianciullo, ma anche il liquore, il milk. Michele Peluso, tu sei il pasticcere qui. Innanzitutto, quali sono i prodotti della Lupacchioli che voi realizzate? Allora, intanto iniziamo con il pannocchio classico che viene prodotto in questo periodo natalizio, che è quello che stiamo producendo in questo momento. Poi comunque durante tutto l'anno si produce il tronchetto, insieme anche al pannocchio, anche se va un po' meno durante il periodo estivo, però comunque tutto l'anno viene prodotto. Poi abbiamo dal più piccolo, che è il pannocchietto da 100 grammi monoporzione, abbiamo quelli da 300 grammi, gli aromatizzati dolce moro, che sono con rinforzo caffè, quindi aromatizzati al caffè, poi abbiamo l'aromatizzato allo strega, al limone e all'arancio, di solito facciamo il tronchetto in questa maniera. E poi c'è qualcosa di stagionale, perché c'è qualche dolcetto stagionale, diciamo, per Natale o per Pasqua. Per Natale e Pasqua diciamo che abbiamo dei biscotti che sarebbero Tozzetti, Amaretti e Quaresimali, che vengono lo stesso prodotti, diciamo, imbustati in varie pesature, da 300, da 250, 400 grammi. E allora vediamo un po', conosciamo un po' questo famoso pannocchio e anche tronchetto, perché poi alla fine la ricetta è quella. Qual è la ricetta? Spiegacelo un po' e spiegaci un po' come lo realizzate, le varie fasi. Allora, come abbiamo detto, è un prodotto artigianale, quindi questa fase che sto facendo ora è una fase di riempimento degli stampi, e dopodiché riempito il carrello va al forno e ci sono varie fasi di cottura, e dopo la cottura al forno entra nella camera di raffreddamento, che è
dove vengono raffreddati. Per un'intera notte? Per l'intera notte, in modo che la mattina dopo quelle che scatolano e che imbustano il prodotto trovano il prodotto freddo e possono imbustarlo, che poi va scatolato. Andiamo a ritroso. Quanto tempo deve stare nel forno il prodotto? Diciamo che tra panettone e tronchetto sull'ora e mezza, con varie fasi di temperature decrescenti. Passiamo invece alla ricetta. Come base c'è burro, quindi farina, uova e granella di cioccolato. Questa è la... sono i vari prodotti. Mais, che poi... farina di mais? Assolutamente sì. E che vengono poi, c'è una fase di lavorazione in cui viene fatto, diciamo, il prodotto. Ecco, poi tu ci dicevi, sono diverse le aromatizzazioni, però ci sono anche quelli ricoperti, perché ho visto degli splendidi pannocchi ricoperti con il cioccolato e con altro. Soprattutto nel periodo in cui che andremo ad attraversare, che è il Natale, si fa il prodotto, diciamo, ricoperto, il panettone ricoperto al cioccolato con le mandorle sopra, e quindi è caratteristico di questo periodo, diciamo, soprattutto. Il vero segreto di questo prodotto è l'amore con il quale si fa e il rispetto per quella che è la tradizione, diciamolo, perché alla fine è questo. Ci proviamo con tutto il nostro amore che possiamo avere verso la nostra terra e verso il prodotto, assolutamente. E dopo aver parlato dei famosi dolci di Lupacchioli, parliamo di quello che è un altro cavallo di battaglia, quello per cui il cavaliere Lupacchioli prendeva tantissimi premi in giro per l'Europa, i famosi liquori. E abbiamo il poncio e abbiamo il milk. E ne parliamo con Silvia Cianciullo, che è la figlia di Andrea. Cosa possiamo dire in merito a questi due liquori che voi continuate a produrre? Beh, i nostri liquori sono storici e vengono prodotti ancora come si facevano un tempo. Noi facciamo delle produzioni saltuarie quasi sempre una volta all'anno per il poncio e una volta all'anno per il milk. La procedura è abbastanza lunga perché richiede un tempo di posa, diciamo così, e poi l'imbottigliamento, tutto avviene a mano. E, diciamo, è abbastanza impegnativo, però poi i risultati sono spettacolari. Mentre noi parliamo, infatti, sta riposando, diciamo, il prodotto, perché abbiamo visto all'interno dei silos dove con grande attenzione viene fatto riposare e poi dopo uscirà questo liquore. Che caratteristiche ha il milk? Il milk viene fatto con una base di latte, poi filtrato e deve rimanere in posa, appunto, e poi viene filtrato e diciamo che c'è questa fase che è determinante per renderlo così dorato. E non c'è posa sotto, quindi è molto limpido e anche il sapore è un sapore bello cristallino, sì. Un sapore che in bocca esplode tutto. Sì. Poi il famoso poncio.
Il poncio come viene fatto? Qual è la sua caratteristica per essere così? La procedura parte dallo zucchero che viene caramellato insieme a delle essenze e poi viene aggiunto l'alcol. Anche qui ci vuole un po' di riposo e poi vabbè, si passa all'imbottigliamento. Un po' più semplice la procedura, però il risultato è sempre notevole. Com'è possibile gustare questi due? Cioè, quando è possibile berli? Il milk a fine pasto, anche sul gelato, è ottimo. E molti lo usano anche nei dolci. E il poncio invece anche nel latte, sul gelato, anche a fine pasto. Sì, sì, sì. Adesso andiamo a Trivento per conoscere le cioppellate, ma anche la pigna. Giovanni, eccoci nel laboratorio che è il tuo regno. E vedo un laboratorio molto organizzato, ci sono anche i tuoi collaboratori, che sono? Nicola e Nunzia. Perfetto, quindi loro sono addetti ad aiutarti nella realizzazione dei vostri dolci. Come è organizzato questo laboratorio? Ognuno ha il suo proprio da fare. C'è il forno, sfogliatrice, camere di lievitazione, conservatore, abbattitore, macchina del gelato e quant'altro, friggitrice. E qui si svolge un po' tutto. Io qua vedo già pronto l'impasto per il famoso cioppellate. E allora parliamone un po'. Questo è il famosissimo cioppellato. Questa è la ricetta più antica e originale del cioppellato di Trivento. A quanto risale, che tu sappia, questa questo ricetta? Non lo so solo che la signora Esposito Mafalda l'ha fatta lei per 50 anni e io già so 25 anni. Si può dire. Hai una grande esperienza. Allora raccontaci un po' come si fa il cioppellato. Innanzitutto, quali sono gli ingredienti? Allora, gli ingredienti innanzitutto sono ingredienti di prima scelta. Per avere un prodotto pregiato si scelgono ingredienti di prima scelta. Allora si parte dal tuorlo d'uovo e dalle uova intere. Poi lo zucchero, lo strutto, che è fondamentale, lo strutto, non altri grassi, perché lo strutto è un grasso nobile, quindi è proprio adatto per questo dolce triventino. Farina. La farina, una farina 00, normale, di grano tenero. Zucchero? Zucchero. E si impasta il tutto? Si impasta, è un limone grattato, buccia di limone. Quindi la parte agrumata? Solo la buccia, solo il giallo, non il verde sotto, perché sennò si sente amaro. Perfetto, dopodiché quindi viene impastato? Viene amalgamato il tutto e si mette a riposare almeno 5-6 ore nel frigorifero. Una volta che ha fatto questo riposo si ricompatta un po' la pasta, se la andiamo a stendere nella sfogliatrice. Ho visto là un'antica sfogliatrice. Un'antica sfogliatrice, quella era ancora della signora Mafalda. E niente, si sfoglia là, si porta sul tavolo e si copa con questo copapasta a forma, diciamo, ovale. Ovale, sì. Ovale. E formiamo questa pezzatura. Una sorta di occhio. Quasi. Sì, una sorta di occhio. Quindi il cioppellato è praticamente a questa forma. E sì. Poi che cosa avviene? Lo dovete riempire sì. Con qualcosa. Però se ci puoi portare, Nicola, questa... La marina, pregiata marina. Allora, vediamo come si fa. Si riempie con il sac à poche. Si richiude e si fa tutto manualmente, ovviamente. Sì, è solo manualmente, si chiude. Ok, e si fa la mezzaluna, la famosa mezzaluna. Sì. Ottimo. Non bisogna premere molto, vedo che fai con una estrema delicatezza. Sì, perché è molto tenera. Quanti ne fate? Quanti ne fate al giorno? A giorni 30 kg, giorni 50, giorni 20, insomma quasi tutti i giorni. Dipende anche dalla richiesta. Sì, sempre dalla richiesta
Ed è un prodotto molto apprezzato non soltanto qui a Trivento, perché vengono anche da fuori a comprarlo, sì, un po' a prendere, ve lo ordina. Da parte della regione, anche da Roma, un po' in Italia, un po' dappertutto. Dappertutto, quindi è molto conosciuto. Allora, dopo aver fatto quindi questo procedimento, quindi aver chiuso e dato forma al cippellato, che cosa avviene? Cioè, passiamo un po' questa rotella intorno. Ok, quindi lo si sigilla in questo modo. Si sigilla un pochino. Giovanni, hai messo il prodotto nella teglia e adesso questo va in forno. Sì, va direttamente in forno. Quanto tempo deve stare in forno? Circa 13-15 minuti e 170 gradi. 170 gradi. Allora, vediamo come inforni e poi magari lo vediamo finito questo ottimo prodotto. Vabbè. Ed eccoci qua, passati 15 minuti più o meno e adesso sono pronti i cippellati, eccoli qua, perfetti, eccoli qua, belli caldi caldi e pronti per essere zuccherati. Ok, ecco lo zucchero a velo e questo è il tocco finale. E qui abbiamo il prodotto finito, uno dei prodotti tipici di Trivento. Eccolo qua. Giovanni, sei orgoglioso di questo sì, prodotto? Tantissimo. Tantissimo, Ed è, eccolo, la mezzaluna perfetta. Guardate la cottura ed è veramente un prodotto buonissimo. Allora, questo è l'impasto della pigna? Della pigna, sì, che si fa solo a Pasqua, il mese di Pasqua, diciamo un mese. Un mese di Pasqua. E come viene realizzato? Quali sono gli ingredienti? Allora, gli ingredienti sono più o meno simili a quelli del cippellato, solo... Allora, sono sempre tuorlo, tanto tuorlo, qualche uovo intero, zucchero, strutto, sempre lo strutto, farina, limone, e l'aggiunta qui la mandorla macinata bianca. Le mandorle che vedo là praticamente, sì, quelle là, queste mandorle. Sara, perché lei si chiama Sara, non Nunzia come hai detto, sì. Tu, perché questo è un vostro gioco di laboratorio. Ciao, ciao Sara, grazie. Ecco, queste qua sono le mandorle macinate che vanno nell'aggiunta dell'impasto. Ecco, poi dopo si crea praticamente un cerchio. Vediamo. Un cerchio di pasta. Perfetto, che si mette nella teglia che deve essere così. Da un chilo, circa da un chilo facciamo. Da un chilo, la teglia rotonda, si schiaccia un po', ecco perché è bassa. Ci mettiamo le mandorle sopra. Come guarnizione c'è all'interno e c'è all'interno anche c'è la mandorla macinata e sopra queste mandorle giusto così, perché è una pigna di mandorle. Si mette questo in mezzo così per il buco, il ciambellone così. La teglia non è imburrata, niente, così è solo leggermente un po' unta con un po' di strutto e farina. Giusto, perché mi dicevi lo strutto è fondamentale, sì, strutto, è nobile come grasso. Strutto e farina, un po' di farina. E poi si mette in forno? Si mette in forno circa 160-170 con questo forno, nostro forno. Poi ognuno che cucina ha il suo forno, però intorno ai 170 gradi per circa 20 minuti. E
dopo 20 minuti a circa, dicevi, 160-170 gradi, eccola qui. Questo è il prodotto finito, pronto da tagliare e degustare. Ecco, e si può mangiare anche a colazione, a colazione, a pranzo, cena, fine cena, come volete, sempre. È sempre buona, e questo è uno dei prodotti tipici di Pasqua che vengono realizzati qui a Trivento. Oltre alla pigna, quella morbida, c'è quest'altro tipo di pigna. Oltre a quella lievitata c'è questa qua. Voi fate entrambe? Sì, facciamo entrambe, tutte e due, ma questa è quella più gettonata.